scuola e la Proloco di Taurianova. Questo presepe, la prima edizione del presepe per bambini di Taurianova. Sì, quest'anno ricorrono gli 800 anni del presepe di Greccio e la scuola ha voluto fare questa iniziativa, una bellissima iniziativa, perché c'è un'interazione e una partecipazione tra le famiglie, tutti gli alunni e tutta la comunità scolastica. La Proloco di Taurianova ha veramente aiutato con grande competenza, perché ha saputo dare quell'aiuto necessario affinché tutto questo che questa sera vediamo si potesse realizzare. Sono stati veramente bravi i bambini, ma anche i docenti, a sapere realizzare delle location precisamente dell'epoca, anche curate nei minimi particolari. Però è stato bello pure il lavoro antecedente, questa bellissima interazione tra le famiglie e le scuole, che ha creato un clima di collaborazione, così come è tipico qui a Taurianova, e io sono veramente soddisfatta di tutto questo, della valenza didattico-educativa e formativa per gli alunni, ma anche del fatto che la collaborazione tra tutte le componenti del territorio, in questo caso anche con la Proloco di Taurianova, ha dato questa sera vita a questa meraviglia. Anche la location si presta a tutto questo? Sì, anche la location, grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato questi locali, abbiamo potuto realizzare tutto questo ed è veramente una festa per tutta la comunità di Taurianova. Assolutamente sì, sono straordinari, hanno creato delle ambientazioni meravigliose, sembra di essere proprio in quel periodo, a quel tempo. Davvero meraviglioso, quei ragazzi sono un amore. Sono coinvolti così tanto che sono entrati proprio nei personaggi ed è davvero meraviglioso, quindi ci stanno aiutando con questo semplice ma meraviglioso presepe ad entrare nel clima natalizio, in questo clima bello di Natale. Tommy, poi una location, perché poi era un asilo dove c'erano le suore, chi non ricorda questa location? Sì, sono cresciuti tutti i taurianovesi in questo luogo, accompagnati nella loro crescita umana e cristiana dalle suore di Santa Giovanna Antica, quindi nel cuore di ogni taurianovese questo luogo, e quindi dare vita con questa esperienza è davvero meraviglioso in questo tempo di Natale. Sicuramente non potevamo non essere presenti ad un evento del genere, la scuola ci ha chiamati e noi abbiamo risposto presente, perché è in queste manifestazioni che noi effettivamente diamo il meglio di noi stessi, perché ci appassioniamo quando si tratta di fare degli eventi abbastanza importanti come questo, perché secondo me, nonostante sia già la prima edizione, è già un'affluenza di pubblico veramente non indifferente, ma credo che questo sarà... Oltre il pubblico anche come è stata fatta. Sì, certo, ma l'apprezzamento del pubblico già dimostra che effettivamente il lavoro è stato fatto con tanti sacrifici, perché ti posso garantire che da oltre un mese, pure un mese e mezzo che si lavora giorno e notte tutti quanti insieme, la Proloco, i genitori, gli alunni, il corpo docenti, il personale, tutti hanno messo l'anima e il cuore in questo progetto, e alla fine se i risultati sono questi, ben vengano.